Bentornati su Silent Hill The Short Message, episodio numero 4. Nella scorsa puntata abbiamo visto quello che chiameremo il finale C, che sarebbe la fine del capitolo 1. Siamo al capitolo 2 del gioco. Non so quanti capitoli sono in gioco, immagino ad occhio saranno 3 capitoli, perché il gioco comunque è breve. Dopo un'ora di gioco abbiamo visto questo presunto finale C, che non è stato un bel finale. Ci è anche scaturito qualche riflessione, anche qualche citazione durante l'arco del gioco, però alla fine la nostra protagonista, che si chiama Anita, si è risvegliata ancora una volta al punto di partenza, esattamente dove avevamo iniziato il gioco, ma qualcosa forse è cambiato, forse lei c'è una consapevolezza nuova dopo aver affrontato quello che abbiamo visto nel finale C. Andiamo a giocare. Allora, ricordiamo che la nostra protagonista era andata a cercare sul tetto la sua amica Maya, che sembrava dispersa, sembrava voler compiere un insano gesto, ma in realtà, poco prima di giungere lì, la nostra Anita ha scoperto che la sua amica Maya, purtroppo, l'aveva già compiuto l'insano gesto. Siamo tornati nel punto di partenza, ma vediamo che sopra il materasso, sopra il giaciglio, c'è il buco disegnato che tanto ricorda Silent Hill 4. Si è ingrandito. Adesso è molto più grande. Sotto c'è addirittura del sangue, ma sempre disegnato. C'è anche un volantino di un museo centrale. Immagino che il gioco quindi si svolga in Germania. Nonostante l'amica Maya, le amiche della protagonista sono giapponesi in realtà, vediamo qui. Quindi c'è Maya, che è giapponese, e la nostra protagonista alla fine della scorsa puntata si è chiesta chi è lei, se Maya è morta. Chi è questa persona che le manda i messaggi? Ma è una persona vera? Oppure qualcosa che è scaturita ai margini della sua coscienza? Nel frattempo i messaggi di Amélie sono spariti, sono tornati i messaggi che stavano all'inizio del gioco. Amélie, tutto ok? Dormi? Stai ancora male? Prendi le medicine? Sono esattamente le cose che la nostra Anita ha detto ad Amélie e Amélie non risponde. Quindi i messaggi di Amélie si sono cancellati, mentre quelli di Maya no, ce li abbiamo. Non tutti? Ma aspetta, quelli vecchi si sono cancellati, questi sono quelli nuovi. Perché? Lei ci chiede se abbiamo scoperto dove era. Lei è morta, sappiamo, quindi Anita le chiede chi è lei in realtà. Andiamo a iniziare il secondo capitolo. Ok, si ripete tutto come all'inizio. No, è finita. Ecco, mo so dolori, è finita la batteria della luce. È finito il cellulare, non lo possiamo più usare, eventualmente. Se premo il tasto touch per aprire il cellulare, il telefono non appare più, quindi adesso siamo davvero da soli, la porta si è chiusa. Qua ricorda un po' PT, no? Si ripete quello che si era ripetuto all'inizio, ma forse anche un po' il giorno della marmotta di The Groundhog Day, il famoso film con Bill Murray, che però riprendeva un'idea già vista da altre parti, anche se molti hanno per la prima volta visto quell'idea lì del giorno che si ripete in quel film là. Poi è stato fatto anche il remake. Scusate se non funziono bene oggi, se sto un po' tentennando nel parlare. Però dicevo, c'era anche il remake, quello con Dee e con Antonio Albanese, che si intitolava È già ieri, dove al posto della marmotta c'era il cigno, la papera, non mi ricordo. Comunque, andiamo. Qua è uguale a quando abbiamo attraversato la prima volta sto palazzo abbandonato. Oh, però c'è una luce che si muove e soprattutto è più pericoloso, cioè è più inquietante la cosa perché non abbiamo più la luce del telefono ora. La mappa, come al solito, non la possiamo prendere. Stavolta c'è anche un secchio che ci fa la linguaccia. Bene. Bad girl gets an empty plate.
ragazze cattive si beccano un piatto vuoto, stanno a digiuno. Niente cibo per la bambina cattiva. Sembra la voce di una madre cattiva, ma in realtà noi sappiamo che la madre di Anita l'ha abbandonata. O è morta, o l'ha abbandonata. Dobbiamo ancora scoprire qualcosa sul passato di Anita, forse. Io pensavo fosse morta la madre di Anita, ma forse non è così. Sopra vediamo un messaggio che ho scritto: è tutta colpa tua. It's all your fault. Cosa? Forse della morte di Maya? La madre gli dava la colpa, forse. Questa sembra la voce della madre che la abbandonava e gli ha detto: le cose brutte succedono per colpa tua. Gli ha dato la colpa di cosa? Della morte di Maya? No, forse della morte di un'altra persona, forse dell'abbandono del padre? Non lo so. The downturn will last. Diciamo la cattiva sorte continuerà. We need a savior, c'è Cass. A new savior. Allora, scritto: abbiamo bisogno di un nuovo salvatore. E là c'è scritto: stupido. Qualcuno gli ha scritto: stupido. Che speri in un nuovo salvatore. Poi c'era anche una delle canzoni di Death Stranding di Kojima. Ci rilacciamo a Kojima. Diceva: We need a new leader. We need a new Ludens. Abbiamo bisogno di un nuovo salvatore, di un nuovo messia, di un nuovo capo. Abbiamo bisogno di un nuovo Ludens, che nel gioco di Kojima era il giocatore, no? Che controllava le azioni del protagonista. E qua c'è scritto Less. Ho visto ancora scritto Less. Hopeless. Worthless, che vuol dire senza valore. Perché dicevano alla protagonista che era inutile, no? Allora, qui c'era il primo graffito di Maya, vediamo se c'è ancora. La bambola senza testa adesso ce l'ha di nuovo. Per terra non vedo la macchia di sangue che c'era prima. Ricordate, boh, un paio di puntate fa? O la puntata scorsa, non mi ricordo. Gli altri graffiti sono gli stessi. Ora però è un problema che non abbiamo la luce. Il graffito di Maya è stato coperto. E c'è scritto: è colpa tua. È colpa tua, c'è scritto sopra. Perdente. E il graffito è stato come c'è scritto stronza. Vi dicevo qualche puntata fa del fatto dei graffitari, i b-boy che fanno i graffiti, che coprivano i graffiti, ma quelli brutti, quelli peggiori, no? Tu puoi sei autorizzato a coprire un graffito di un altro writer, di un altro graffitaro, solo se tu sai di essere superiore e il tuo graffito è migliore, altrimenti gli fai un affronto, no? C'è un codice non scritto, c'è un codice etico. Chi l'ha fatto? È colpa tua, perdente. Qua c'è scritto Troia, qua c'è scritto brutta. Qua c'è scritto stronza. Monnezza per terra. Usciamo fuori. Allora, questo è un appartamento, ma non ci siamo mai entrati perché era chiusa la porta nella scorsa run, ricordate? Allora, qua intanto. Qua invece era aperta questa. Allora, questa è chiusa. Sento qualcuno che piange in lontananza. Questa, ricordate, era la stanza quella piena di post-it. Era piena di post-it che dicevano tutte cose brutte alla protagonista. Adesso invece non ci sono più i post-it, ma è chiuso. E sento qualcuno che piange. Invece dobbiamo andare in questa nuova stanza dove prima non si poteva andare. E vedo un bersaglio con un coltello conficcato. Qua, è un po' di Silent Hill 2 qua, eh. Ma mi ricorda anche un po' il gioco Cry of Fear, che riprendeva quelle atmosfere lì. C'è un coltellaccio da cucina vicino al centro, però sta un po' sulla sinistra, come quando si colpisce il cuore di una persona, no?
Però no, il cuore sta. In realtà il cuore sta a sinistra, ma la nostra sinistra, quindi qua invece sta alla destra, diciamo, del bersaglio. Quindi no, non colpisce il cuore, però dava l'idea. Oh, che cazzo è questo? È un. Ricordate, abbiamo visto un graffito simile un paio di puntate fa, dove c'era la famiglia soffocante e c'erano tutti col sacchetto in testa. Qua invece è un vero sacchetto con la faccia dipinta e ci sono tutte freccette addosso al giacchetto. Ovviamente è un pupazzo, non è reale. C'è un altro graffito. Ah, è quello della ragazza in ginocchio con il fiore di ciliegio sulla gamba, tatuato sulla gamba. Graffito che noi avevamo visto dal balcone che sta qui. Però noi esternamente stavamo. In questa stanza non ci siamo entrati mai. Qua c'è scritto e non riesco a leggere. Comunque. La roba non bella. C'è anche una freccetta qua. Tante freccette sul muro. Qua c'è scritto Screppi. Non si legge. Allora. Ti stanno avvelenando e non lo sai. Dice qua. Vediamo che dice lì. Questo è il libro. Allora, traumi della nuova generazione, un resoconto. Dai traumi alla fantasia, solitudine e ansia negli adolescenti, seconda parte. Tutti gli adolescenti intervistati hanno subito gravi problemi psicologici a causa di traumi del passato. Curiosamente, ognuno di loro ha concettualizzato questi problemi trasformandoli in storie incredibilmente fantasiose. Una ragazza ha assegnato a se stessa il ruolo di un'eroina tragica, si è convinta di essere stata in balia di una matrigna violenta. Ma lei? È Anita? E che da qualche parte ci fosse la sua vera e amorevole madre. Un'altra ragazza vedeva le proprie ferite d'infanzia come stigmate, al punto da credere che sarebbero sbocciate fino a diventare dei meravigliosi fiori di ciliegio. E questa è Maya! Maya che disegna sempre ste ragazze con i fiori di ciliegio tatuati, che nascono, diceva lei, dalle cicatrici. Che sta a simboleggiare appunto quando dopo un trauma tu ti riprendi e riesci a trarne qualcosa di buono da quell'esperienza brutta, no? Queste storie racchiudono le avversità più estreme e nascono dal profondo del desiderio di fuga di fronte a un dolore insopportabile e all'odio verso se stessi. Più profondo il trauma, più fantasiosa è la storia che lo racchiude. Questo qua ci dovrebbe essere il terrazzo, sì, che avevamo visto dall'esterno, ricordate? Ora funziona di nuovo il telefono, com'è possibile? Ricordate, siamo stati sotto terrazzo e da fuori vedevamo questo murales che però non era così. Ah, pensavo che era qua. Ok, qua dove siamo arrivati? Qua pensavo che era cambiato. Sono libri? Aspetta, diamo un attimo sto bagno. C'è un bambolotto morto. Che c'è scritto? This city suffer. Questa città soffre? La città soffre. Siamo lentamente avvelenati e non ce ne accorgiamo. Ritorna con la scritta. Qua c'è un vaffanculo che però in realtà è scritto Dom, ma è a forma di tipo di dito che te fa vaffanculo. Non sei un nessuno, sei una nessuno, pezzo di merda. Non c'è più motivo per vivere, perdente. Sta scritta piccola, non c'è più motivo per vivere, pare scritta da Maya. You're such a creep, sei così. Mi dai brividi. Mostro, stupida. Vai all'inferno, ti odio. Fai schifo. Ok. Brutta, c'è scritto sopra, sulla faccia.
Chi farebbe una cosa simile? Finito il mio capolavoro? Ma è fantastica, mi vedo un sacco le tue opere. Vuoi scoprire le tue opere? Sei pieno di me che è sta merda, ci risiamo gente con idee fuori di testa, la tua arte fa schifo, vaffanculo, bei disegni stronza. Certa gente non ha proprio niente da fare. Vedi? Scommetto che sono stati loro. Vedi, i famosi hater, no? Oddio, che sono... Porco due! Ma vedo che colpo. Questi sono gli hater. Ah, questi rappresentano gli hater. Ho capito, sti pupazzi con la faccia cattiva sono gli hater. Che poi gli hater cosa sono? Sono semplicemente persone frustrate in cerca di quel minimo di attenzione che vanno a parlare male. Invece di costruire qualcosa vanno a parlare male per frustrazione. Quindi anche l'hater come il bullo alla fine è una vittima. È una persona che andrebbe un po' capita. Gli devi fare una pacca sulla spalla. Dico, ok, bro. E dai una pacca sulla spalla. Non bisogna buttarsi giù per i messaggi degli hater, no? Non bisogna. Poi gli hanno scritto brutta, chiudendogli la faccia, ma in realtà Mai era bellissima, era una bella ragazza. Ok. E tutti i messaggi d'odio alla fine l'hanno buttata giù e lei si è buttata giù, appunto. Qua c'è una TV, ma è rotta. Se la TV che fu rotta in quella famosa live dove a quello streamer gli arrivarono 500 abbonamenti, 500 subscriptions su Twitch e lui impazzì, spaccò tutti i monitor, le cose. Il monitor già non funzionava, ok. Spaccò tutto il divano, la roba, si buttò in giro. Oh, qua c'era un altro. Si fece anche male alla mano quello streamer. Saluti a quello streamer che mi fa molto ridere, è molto simpatico. Però lì è forse esagerato, nello show. Ha voluto fare una roba tipo wrestling. E qua non possiamo sorpassarlo. Questo è uno degli hater, invece si è messo a vedere la vasca. Forse è colui che invece di essere un hater, forse sta riflettendo sui suoi errori. E sulla disperazione forse della sua vittima, no? C'è tutti la cartella, fateci caso. Ma c'è ancora quell'hater che stava qua dietro, no? Non c'è più. Quello che stava qua non c'è più, si sono mossi. Questi sono un po' come i Weeping Angels del Doctor Who, che si spostano quando non li vedi. Non c'è una voragine, mo'. C'è una voragine, non c'è più il pavimento dove i ragazzi si suicidavano. E c'è scritto: è tutta colpa tua. Vattene da qui. Non mangiare. Che poi il non mangiare è anche. Desktop, che c'entra? Non mangiare è anche una cosa tipo. Queste cose tipo anoressia, no? O bulimia. Che in pratica certe ragazze sono ossessionate dall'apparenza si sentono magari prese in giro, oppure si sentono grasse quando magari non è neanche vero. Magari vedi una che è normalissima, però si sente grassa perché ha visto in TV tutte le modelle super magre, che quelle sono malate, o le super magre sono malate. E quindi non mangiano più, oppure mangiano e vomitano, ovvero la bulimia, e poi si fanno del male. Che è una cosa brutta. Ma poi avrebbero semplicemente bisogno di qualcuno che loro stimano, che gli fa dà un abbraccio e gli dice vai bene così. Questo ci avrebbero bisogno. Invece, nella società di oggi, tanti invece pensano a se stessi, si chiudono nel loro smartphone e niente. Sesh, c'è scritto. Shut. Questo è il piede di Monty Python, ecco qua, il piede di Monty Python, che in realtà sta schiacciando un angelo, vedete? Esattamente come abbiamo visto nel sito, nell'Instagram, cos'era, di Maya, che lei aveva fatto un disegno bellissimo e diceva questo è il mio disegno più bello. E poco dopo aver finito quel disegno lei si è buttata, perché nel disegno c'era lei, angelo, che volava verso il cielo. Però se te butti, cara mia, non voli verso il cielo. Diverso il baratro, come lo vediamo qui. Il baratro qua è la voragine che c'è, rappresenta l'inferno, no? Credo. Buche che sono un trademark di Silent Hill, c'erano anche nel primo. Ricordate, la città si aprivano voragini e tu non potevi andare in dove volevi.
C'è un altro capitolo del libro. La nebbia dei no, questo l'abbiamo già letto. La nebbia dei social media. Questa era la prima parte. L'abbiamo già letta questa. Ricerca tossica dell'approvazione da parte di altri. Oh, Amelie? È tornata. Scusa se. Just like before. E si è ripetuto il giorno, quindi è come tipo il giorno della marmotta, raga, si è ripetuto il giorno, è come se fosse una seconda run questa. Scusa se rispondo ora, ma mi sono addormentata. Vede, è come se non ci avesse mai parlato prima. Invece Maya no, Maya ci parla, perché lei forse ci parla dall'aldilà, o forse dalla mente della protagonista. Ti senti bene? Abbastanza da uscire dal letto, scusa se sono una pessima amica. Pure lei è depressa, pure lei fa uso dei psicofarmaci. Ma Mai è davvero morta? Perché me lo chiedi? Rispondi per favore. Faccio fatica a crederlo anch'io, ma purtroppo è così. Mi sembrava che stesse bene prima di farlo. Ma quindi Mai è morta davvero? Anita, ma stai bene? Di notte riesci a dormire? Abbastanza, i farmaci che prendo funzionano. I farmaci ci stanno, ma la terapia invece? In realtà non è che faccia molto, You're secondo so me. good to me, but you're leaving me behind. Ma è lo stesso dialogo che c'è stato prima quando hanno parlato nell'altra vita, nell'altra run, no? Nei primi tre episodi. Maya non ti ha mai detto niente, quindi no, parlava solo di un libro che aveva letto di recente. Mi sento comunque in colpa per quello che è successo. Anche se non mi ha detto niente, avrei dovuto capire che qualcosa non andava. Però, Did se ha Maya letto. really not say anything? At all? So what'd you Eccola. think of the book? The author killed themselves when they were young. Che libro allora? Non quello che stavamo leggendo poco fa. Un altro libro. Something beautiful from something tragic. Ma. It's kinda enchanting, isn't it? Quindi mitizza il suicida, non è giusto? I wonder what they were thinking right before they died. Anyway, I didn't think you'd share your thoughts in a letter. You really are shy, aren't you? Actually, kinda like that, though. You write in a really flowery and passionate way. I can't wait to read more. E beh, era gentile con lei, erano amiche. E Anita la mitizzava. Letters. Un po' la mitizzava, però è anche vero che Maya invece mitizzava l'autore suicida di un certo libro che ancora non conosciamo. Mitizzava il suo autore che aveva scritto il libro e poi si era suicidato. Qual è il libro? Chi è l'autore? Perché mitizzare qualcuno che ha avuto una morte tragica così? Sì, succede anche oggi con artisti, no? Cantanti, artisti che hanno fatto una brutta fine per loro stessa mano, però in realtà chi si suicida prende la scorciatoia, chi si suicida prende la via facile, la via d'uscita facile. È più difficile lottare, no? Bisogna lottare invece. E questo non è che lo dico così perché è una cosa, come dire, banale da dire, tutti la dicono, si dice anche nei film, nelle cose, si dice. No, io sta cosa la dico perché ci sono passato, ragazzi. Va bene, per questa volta è tutto, noi ci vediamo. Puntata breve anche questa, scusate, ma sto registrando queste puntate, vedete, di fila. Ogni volta che aggiorno il canale metto una puntata nuova. In questi giorni sto facendo così, quindi ogni 2 giorni aggiorno il canale e metto una puntata nuova. Però non ho troppo tempo di registrare. Quindi piano piano lo finiamo sto gioco, però per questa volta è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Silent Hill The Short Message. Ciao ragazzi, alla prossima.